Ma l'importanza è l'importanza di un paese che sta investendo sul ferro, sulla ferrovia, finalmente in modo dinamico, moderno, contemporaneo. Rimini è una piazza d'Italia, 2 italiani su 3 ci vengono, è una grande piattaforma dell'ospitalità, dell'accoglienza e dei servizi. Dobbiamo capire che per essere forti in economia, per dare la possibilità alle persone di spostarsi per lavoro e essere forte nel turismo, uno dei servizi fondamentali è quello dello spostamento, della logistica, del viaggio. Rimini in questo caso sarà collegata con l'alta velocità Rimini-Bologna 44 minuti e Rimini-Milano 108, ma abbiamo anche tutto il tema della vita quotidiana, quindi i pendolari che si spostano, gli studenti che si spostano per studiare. E allora presentare l'investimento italiano sulla logistica, sul ferro, sui treni a Rimini con 2 treni straordinari, pop e rock, ci inorgoglisce, perché vuol dire che il paese sta facendo questo scatto e in questo caso decide di raccontare questo scatto in una città che è già scattata. Rimini sta cambiando, toglieremo le auto dal lungomare, lo pedonalizzeremo, waterfront 16 km nuovo con palestra a cielo aperto, la cultura, la possibilità di venire in una grande città come Rimini con dei treni come pop e rock. Rimini poi è una città pop, popolare, non ha la puzza sotto il naso, sa unire l'alto e il supposto basso, la grande musica sinfonica con i DJ del Mediterraneo, e poi è una città rock che ha ritmo. Ritmo come ha Ferrovie Italiane, che oggi presentano un treno innovativo, green, efficiente, che dà la possibilità di viaggiare e vivere anche una piccola esperienza di vita e non un disagio per spostarsi per una necessità.